Abbiamo isolato, per invece dicendo una stupidata, il nostro Babbo Natale perché continuava a mangiare. Siccome adesso ci sono le feste, bisogna portare, bisogna mangiare il panettone, il torrone, non puoi continuare a mangiare perché sennò scoppi, caro Babbo Natale. Quindi stai lì seduto da solo. Non ti muovi, c'è la candela. Se vuoi mangi la candela. Giuro che la mangio. Va bene. Marzetti, allora, cosa facciamo oggi di bello? Io oggi faccio una torta delle feste. Ma una torta salata, una torta salata, sì, sì, sì. Una torta salata, quindi inizio con la pasta frolla. Sì, poi dai, così mi racconti. Sì. Cosa è successo in questo periodo? Perché sai, magari durante il Natale ci sono delle conoscenze, va a cucinare a casa di qualcuno. Allora, ho iniziato se dico passeggiare è brutto, ho iniziato a fare delle lunghe camminate al golf. Sì, se dico passeggiare è brutto, ragazzi. Cioè, portiamo a casa il salvabile. Delle passeggiate al golf, perché no, c'è il golf vicino a casa tua. Sì, vicino a casa mia c'è un bellissimo golf. Di solito i golfisti sono anche dei buoni partiti. Esatto, ho preso un pomeriggio freddo, non c'era nessuno. Eravamo io e Gino. È stata una roba, però no, vabbè, faccio delle belle passeggiate. E poi? E poi basta, e poi lavoro, lavoricchio, faccio quello che si può a questo periodo. Vabbè, ma tu facendo la cuoca a domicilio, insomma. Esatto. Con le debite distanze, non hai problema da assolutamente, ristorante. Sì. Beh, cioè, sai, poi questo periodo però sono tutte coppie, non è che posso andare a broccolare. No, anche perché, no, direi di no. Pare brutto. Senti, ma intanto qua hai messo allora una farina, burro, trecento, un uovo, un tuorlo. Sì. Parmigiano grattugiato. Esatto. E basta. Mamma aiutami, lo sai che sì, sì, qua cosa... devi schiacciare prima dietro, qua. Dietro. Dietro qua, schiaccia, okay. E va giù. E facciamo partire. Facilissimo. Quindi, facilissimo. Okay. Facciamo. Faccio anch'io. No. Facciamo una frolla salata, una brisée un po' ricca. E quindi facciamo, la facciamo impastare la nostra pasta, dopodiché quando abbiamo ottenuto il nostro fantastico panetto... Avete visto la brisée come è facile? Sì, perché è la pasta sfoglia che è complicata, ma la brisée è facilissima, ecco. Quindi poi noi abbiamo... sostituire molte volte la pasta sfoglia, certo. Cioè se delle torte salate c'è, però si può tranquillamente Diciamo che la brisée è una bella componente. E poi è più burro, croccante, ecco. Quindi è un po' più soddisfazione a mangiarla. Ecco, c'è il burro e le veline, io guardo sempre le veline. No, glielo chiedo dopo cosa ne pensa, la lascio ragionare con calma. Mi ammazza in una volta sola. Perché più gli chiedi, più lei affonda. Lo so. Ho capito questa cosa ormai, sono anni e anni. Però lo sai, io ho una teoria, io quando sono molto stanca, no, come oggi, che insomma vengo da ieri, che ho fatto 4 ore dirette, eccetera, devo mangiare di più. Sì, perché carboidrato ti ho bisogno di tirarmi su, e quindi non faccio, ad esempio, poi ho bisogno soprattutto di carboidrati. Perché c'è il triptofano. Cos'è il triptofano? È un amminoacido contenuto anche nei carboidrati che stimola la serotonina, quindi ti dà buon umore, ti tira un po' su. Hai capito? Vedi perché chi mangia è sempre di buon umore? Sì. Vedi perché Alfio è sempre di buon umore? Fortuna che abbiamo anche troppo nella testa. Mi sento solo come un paracarro qua. Vabbè, vengo lì io dopo vicino a te. Allora, abbiamo bucato la nostra torta fatta con la pasta brisée. Esattamente. Questa è una torta da Natale, da centro tavola. Sì, da mettere un bel centro tavola, ci piace. Sai che ora, lei è... prepariamo... Sì, un po' fashion, un po' glamour. Ora prepariamo, abbiamo la zucca, la facciamo a cubetti e la mettiamo in forno. Una 35 minuti, 170-180 gradi. E metà la utilizzeremo per fare il ripieno. Metà la utilizzeremo per fare il... la decorazione, esatto. Quindi andiamo a mettere nel nostro frullino la zucca, la ricotta. Non è che è un po' di pane in giro, no? Sì, vedi, arriva subito. Se per vuoi te io... o per altri? No, il un po' mascarpone. Di pane perché è un certo languorino. Davvero? Metti? Sì, una fame boia. Allora, questa è zucca. Zucca, mascarpone. Mascarpone. Ricotta. Questo è proprio un piatto mascarpone. Un ovetto. Allora, se non vi piace la zucca, qualunque altro tipo di verdura va bene. L'importante è che sia una verdura asciutta, il broccolo, e che poi si spalla un po', perché esatto. Fare un po' da letto. Capito? Brava, perfetto. Metto ancora un po' di sale. Esatto. Guarda che bella. No, comunque sono contenta, sono proprio belli oggi. Alfio, ok, vabbè, poi lì da solo. Cioè, Alfio è tutti belli perché tu dici... Oh, grazie, hai trovato. Questo ti tira su tantissimo. Questo qua con... Te lo spiego dopo che cos'è. Sì, questo qui è con... Dopo ti spiega. Con le uvette. Che buono.
Non è che noi siamo... Ma tu ieri hai fatto la diretta o no? Però ti abbiamo guardato. Cosa hai fatto domenica? Scusa. Cosa hai fatto te tutto il giorno? Ti abbiamo guardata. Ti ho guardato però. Però hai mangiato tu. Divano, ti raccomando. Guarda che bella crema. Dai, si vede che ho avuto un trascorso da pasticcera. Puoi rubare? Vuoi un po' di mascarpone? No, ricotta, se no le velina ci danno baccate a tutte e due. Mi piace il dolce con salato, ma... Quindi, bene, vedete, deve fare proprio da tipo... Come direbbe la zia Cri, la lisciamo bene, bella liscia, così. Gli diamo anche una bottarella. Bella, eh? Oh, ti ho dato fastidio. E inforniamo. Quanto Quindi, tempo? Quanto un tempo? 35 minuti a 170 gradi. Meglio tenere la temperatura bassa, così almeno si evitano le crepe. Bellissimo, abbiamo fatto la brisée. Gli abbiamo messo sulla zucca col mascarpone un uovo. Sì. Tiriamo fuori la brisée dopo 35 minuti, ma poi dobbiamo decorarla. Adesso arriva la parte bella. Lo sai che io comunque, essendo figlia di macellaio gastronomo, l'estetica, io ci tengo tanto. Cioè, il Natale per me deve essere sì buono, ma oltremodo decorato. Anche se immagino che avendo una gastronomia, Natale lavoravate sempre. Tantissimo. Quando eri piccolina. Sì, però era bello, era quello il bello. Allora, qui abbiamo parte della zucca che abbiamo cotto prima, vi ho detto. Quindi una parte l'abbiamo frullata, i cubotti più belli li teniamo per le decorazioni. Abbiamo anche fatto essiccare, se avete l'essiccatore o nel, come si dice, nel forno a bassa temperatura, delle fettine di prosciutto crudo. Quello che ho mangiato io, buonissimo, ma anche essiccato. Sì, anche essiccato. È croccantino, buono. È venuto il momento della fatidica domanda. Evelina, cosa pensi di questa torta? No, è sicuramente un ottimo piatto unico. E vai, ecco. A casa anche sto giro. Piatto unico, è l'antipasto, che stai dicendo? Poi è ricco di calcio, Marsetti, è ricco di calcio, di proteine, di vitamina B12, quindi adatta ai giovani e ai meno giovani. Poi i giovani, anche se mangiano un po' di vino, bruciano, guarda Biagiarelli, mangia. Tanto lo vuoi un goccino di vino, già che ci sei, facciamo una cosa. Non ti va giù, secondo me, ho paura che poi ti... Ma c'è anche il vino qui? No, non lo so, lo troviamo sicuramente. Non lo so, oggi non ho visto Amadei, quindi non so se c'è il vino. Però dai, va bene così. Allora, mettiamo... Ah, io pensavo le sbriciolassi, invece guarda che belle. Possiamo sbriciolarle per dare un po' di parte croccante qui attorno, no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad. Senti, ma speriamo che questo 2021 ti porti un fidanzato. Ma vedrai che sì. Ma per me tu non lo vuoi. Ma allora, non è che non lo voglio. Ma fammi capire, un genere tra, non loro, ma Massimiliano Scotti, Fava, Biagiarelli... Guarda, senza nulla togliere a tutti, o Fulvio, o Flavia, il mio genere è Fava. Hanno clonato la pecora Dolly e non hanno clonato Fava. Hanno dei problemi. Cioè, hai ragione. Tu Fava lo conosci da tanto tempo. E però purtroppo... So che è felicemente sposato. Esatto, poi anche che è proprio tranquillo. Ma poi siamo amici, l'amicizia è sincera. Guarda come l'hai fatto diventare rosa. Vabbè. Timido, un timido. È viola. Però è un bel ragazzo, è veramente un bel ragazzo. E poi è fantastico, è vero, Giampiero. Lo amiamo molto. Vengo e mi lancio, mi prendi? No, dai. Allora, ma sì, lo troverò, non lo so. Però, no, io volevo un genere, no? Il genere è Fava. Perché noi qui abbiamo tutto, sapore medio orientale, il biondo occhi azzurri, il biondo giovane. Con lui scherzo poco, perché tutte le mie amiche mi dicono che se esagero la sua fidanzata mi fa a pezzi. Anche secondo me è meglio che quindi, non esageri. Non è che non è che ti escludo, è la paura. No, lo so. È la paura. È la paura. E fai bene. È sopravvivenza. Secondo me è giusto. Allora, dai, abbiamo ancora decorato un po' così. Dai, decorato, ho mangiato già tutto il prosciutto, una roba vergognosa. Comunque l'idea è bellissima. Mi piace. Quindi, ripetiamo, abbiamo fatto la pasta brisée. Esatto. Con 500 grammi di farina, 300 di burro, un uovo, un tuorlo, poi il formaggio grattugiato e basta. E basta, un po' di sale. L'abbiamo impastata, fatta riposare, stesa. Abbiamo foderato la tortiera, ci abbiamo messo all'interno una crema a base di zucca, ricotta, mascarpone, sale e pepe. Poi l'abbiamo cotta
cotta in forno 35-40 minuti a 170 gradi per evitare che si facessero delle crepe sopra, e alla fine siamo andati a decorare con dei componenti che sono ancora la zucca, la maggiorana solo perché mi piace in modo particolare, ma va bene anche l'erba salvia, il rosmarino, un po' di prosciutto crudo essiccato e non. Veramente bello, proprio grande piatto del Natale. Vado a prendere